In questa sessione parleremo di creatività e di storia. Parlare di storia, di passato, parrebbe un controsenso per fare qualcosa di nuovo. In realtà, il nostro passato è ciò che dà un senso a quello che noi facciamo. Infatti, senza un orizzonte temporale ampio, noi non siamo in grado di distinguere ciò che è nuovo, originale, da quello che non lo è. Molte opere d'arte, molti romanzi di oggi, per esempio, ci sembrano nuovi, originalissimi, anche perché spesso non conosciamo a fondo gli artisti o gli scrittori che ci hanno preceduto. Studiare quindi bene le opere del passato, i grandi maestri, ci dà motivo di riflessione per rielaborare i nostri contributi in modo utile e valido. L'importante è farlo con intelligenza, senza scoppiazzare. Fare qualcosa di totalmente nuovo, originale, soprattutto nel campo della letteratura o dell'arte, è molto difficile, se non impossibile. Ma è già un obiettivo ambizioso recuperare la tradizione con spunti nostri personali, magari legati all'attualità. Purtroppo, nel mondo d'oggi, siamo tutti presi dalla frenesia di rincorrere le ultime novità o presunte tali. Basta vedere quello che succede su Facebook, su Twitter. È tutto un cliccare, tutto un rispondere, senza manco avere la forza di pensare o di riflettere. E allora un suggerimento utile potrebbe essere questo. Fermiamoci appunto a pensare un attimo, ma non tanto a quello che noi facciamo oggi o a quello che faremo domani, quanto a quello che abbiamo fatto. Il fatto di pensare solo al domani o al presente ci induce a pensare al passato come a qualcosa da buttare. E non è così. Infatti tutti noi abbiamo fatto qualcosa di veramente significativo. Tutti noi abbiamo una storia da raccontare. Il punto è rendere questa nostra storia interessante agli altri, magari per evitare che gli altri facciano i nostri stessi errori. E quindi come motivo di riflessione, come motivo di ispirazione, per fare qualcosa di interessante, originale, o magari solo per evitare che ciò che è stato fatto risulti appunto nuovo.